Come già dimostrato e spiegato in un video sulla playlist del magnetismo statico, ricordiamo che la legge di Biot-Savart si può ricavare dalla legge di Ampère. La legge di Biot-Savart ci dice quanto vale il campo B, quanto è intenso, a una distanza R dalla corrente elettrica rettilinea, quindi dal filo che lo genera. E logicamente, più ci allontaniamo dal filo, e più diventa debole questo campo B induzione magnetica. La legge di Biot-Savart si può ricavare dalla legge di Ampère, che sarebbe in pratica la quarta equazione di Maxwell, oppure detta anche legge di Ampère-Maxwell, nel caso semplificato in cui non ci sia corrente di spostamento. Quindi la legge di Ampère-Maxwell si riduce alla legge di Ampère, che finisce qua. Abbiamo quindi un filo percorso da corrente elettrica, non c'è variazione di flusso elettrico, quindi non c'è corrente di spostamento. E questo filo percorso dalla corrente elettrica genera intorno a sé delle linee di B circolari e quindi genera una circuitazione di B. La circuitazione in questo caso è particolarmente facile da calcolare perché invece di fare l'integrale di tutti i contributi in ogni punto della linea, bisognerebbe calcolare il prodotto scalare B, prodotto scalare DL, che sarebbe il passettino infinitesimo sulla linea. Non serve fare tutti questi contributi di circuitazione, contributi infinitesimi e poi sommarli, cioè integrarli, in quanto B assume lo stesso valore su tutta la linea ed è sempre tangente alla linea e quindi basta prendere con un calcolo unico, moltiplicare il campo B per la lunghezza della linea, cioè la circonferenza 2π greco R, e poi ricavare il campo B che stiamo cercando, quindi μ0i diviso 2π greco R. Ed ecco ricavata la legge di Biot-Savart dalla legge di Ampère. Ora, la legge di Biot-Savart in pratica può essere applicata anche al caso in cui abbiamo solo la corrente di spostamento. La formula è identica, basta sostituire alla corrente che scorre nel filo, che scorreva prima nel filo, la corrente di spostamento. Dunque, in questo caso, la sorgente del campo B non è più la corrente tradizionale che scorre in un filo, ma è la corrente di spostamento perché evidentemente c'è un campo elettrico che è per esempio variabile di intensità. Quindi è più debole prima, per esempio, poi diventa più intenso, quindi attraverso quella linea che abbiamo scelto e attraverso la superficie racchiusa da quella linea, questo campo elettrico fa prima un flusso elettrico più debole, poi fa un flusso elettrico più intenso. Quindi c'è una variazione nel tempo di flusso elettrico. E infatti sappiamo che la corrente di spostamento è proprio quello, è una variazione nel tempo di flusso elettrico. Precisamente la corrente di spostamento è ε0 per la rapidità di variazione del flusso elettrico attraverso la superficie che abbiamo scelto, che è questa. Come esempio particolare che spesso troviamo negli esercizi, immaginiamo un condensatore piano e di scegliere una superficie all'interno del condensatore che è minore dell'area delle lastre, come abbiamo visto nel video precedente. E sappiamo che la corrente di spostamento che attraversa questa superficie è una frazione dell'intera corrente che scorre nel filo, è la frazione S diviso A. Allora, se noi vogliamo sapere l'intensità del campo B che corre lungo questa linea circolare, cioè l'intensità di questo campo B, applichiamo la legge di Biot e Savart, mettendoci la corrente di spostamento data da S su A per I, dove S è l'area di un cerchio, questo cerchio qua, quindi pi greco R quadrato. Lo vediamo scritto meglio qua, quindi μ0 su 2π greco R per S, pi greco R quadrato, quest'area qua, diviso A per I. Si semplifica pi greco, un raggio si semplifica e quindi alla fine il campo B su questo contorno, su questa linea circolare, vale questa espressione. Ci si poteva arrivare anche dalla legge di Ampère-Maxwell, circuitazione di B, 2π greco RB, uguale μ0 per la corrente di spostamento, che abbiamo detto essere S su A per I. Altre formule che spesso ricorrono negli esercizi sono queste, sempre dalla legge di Ampère-Maxwell, o dalla legge di Biot-Savart, che alla fine è la stessa cosa. Abbiamo la circuitazione di B, 2π greco RB. Ricordiamo che l'obiettivo è trovare l'intensità del campo B che corre tangenzialmente lungo questa circonferenza. Quindi 2π greco RB uguale μ0 per la corrente di spostamento. La corrente di spostamento sappiamo che è ε0
la derivata rispetto al tempo del flusso elettrico. Perciò calcoliamo prima il flusso elettrico ES, prodotto del campo elettrico per l'area che stiamo considerando, area che è pi greco r alla seconda, l'area di un cerchio. Poi facciamo la derivata di questo flusso elettrico, quindi E punto pi greco r alla seconda, l'andiamo a sostituire qui, pi greco r alla seconda E punto. Dopo le semplificazioni ricaviamo B, epsilon 0, mi 0 mezzi, R E punto. Questa è una formula piuttosto ricorrente negli esercizi. Non va imparata a memoria, ma semplicemente ricavata dal teorema della circuitazione di Ampère Maxwell oppure dalla legge di Biot-Savart. Come ultima considerazione, per fare i calcoli, possiamo ricordarci che la velocità della luce nel vuoto è 1 diviso la radice quadrata di epsilon 0 mi 0. Quindi epsilon 0 mi 0 è l'inverso, il reciproco di c alla seconda. Quindi questa formula diventa 1 su 2 c alla seconda r e punto. È comodo utilizzare c alla seconda per i calcoli perché la velocità della luce ce la ricordiamo a memoria, 3 per 10 alla 8 metri al secondo.